Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto dal vostro Marco Pareti per RTN Radio. Siamo con la rubrica Salute in Radio, con due eh, graditissimi ospiti eh, appunto che ci raggiungono, una da lontano e che salutiamo, è Monica Priore. Ciao Monica, ben arrivata. Ciao a tutti. E l'altro eh, ospite è appunto Davide Panichi. Ciao Davide, ben arrivato. Ciao, ciao Marco, ciao a tutti. Allora, cari ciao Monica. <ride> ciao. Ecco, arrivano anche i saluti incrociati tra l'Umbria e, e la Puglia perché, appunto, Monica è di Mesagne in provincia di Brindisi mentre Davide è, appunto, di Magione in provincia di Perugia, un lacustre. Eh, sì. mentre, mentre l'altra sarà una marina. Eh, invece adesso raccontiamo e introduciamo un po' i due personaggi. Eh, cari amici appunto di RTN Radio e ai lettori di About Umbria che ci stanno ascoltando, anche tutti gli altri che eh, ci seguite in questa rubrica in particolare sulla salute in radio, e in questa puntata eh, parleremo eh, di una... Eh, patologia, che esistono varie forme di questa patologia, ma adesso non andiamo oltre rispetto a quello che sono i temi che noi toccheremo in questa, in questa puntata, appunto quelle del diabete. Il diabete, anche perché il diabete è questa tipo di patologia molto particolare dove l'indice glicemico eh, eh, ha delle evoluzioni e porta delle conseguenze ehm, e delle implicazioni più o meno eh, valenti che comunque vanno tenute sotto controllo ed è una patologia molto silenziosa, silente così viene detta che Può provocare se non controllata e messa nelle giuste attenzioni veramente dei danni importanti questa puntata ne, eh, ne abbiamo parlata ne abbiamo parlato appunto con ehm, con, con l'associazione Piede Diabetico. In, in particolare ci siamo detti che questa prima puntata era dedicata appunto al mondo eh, dello sport, cioè il diabete vicino, eh, vicino allo sport. E con la vicepresidente Cristina Cappella eh, abbiamo adesso dedicato una serie di incontri dove in modo particolare, in quello che sarà nella prossima puntata, noi parleremo appunto dell'associazione. Piede diabetico, dove avremo appunto ospite dell'associazione sia il presidente che il vicepresidente, appunto ehm, appunto eh, Fausto Guglielmi, insieme con Cristina Cappella. Eh, e lì affronteremo altri tipi di situazioni, ma sempre riguardanti il mondo del diabete. Oggi abbiamo questi due eh, atleti eh, che si misurano costantemente e fanno dei risultati importanti ma soprattutto sono un grande esempio. Per tutti, come hanno affrontato questo tipo di eh, problematica e, e hanno trovato le loro contromisure, ottenendo veramente delle eccellenze sia come eh, risultati, ma come determinazione anche dal punto di vista caratteriale, ma anche di riconoscimenti. Ma non voglio andare oltre, <ride> diamo se sei d'accordo, Davide, precedenza a Monica per cavalleria e soprattutto perché ehm, è. Ospite, insomma, da così lontano, ma sappiamo che presto verrà anche qui in Umbria, ma adesso facciamo un passo per volta. Eh, Monica Priore, appunto, sì. se ci vuoi un po' raccontare, Monica, questo tuo eh, eh, situazione da far capire un po' ai nostri ascoltatori quelle che sono state, eh, le, le sensazioni. Eh, il fatto di sentirsi avere questo, questo diabete perché un po' eh, tu l'hai scoperto da, da giovanissima, eh, e come hai convissuto e come hai reagito? Sì, io mh, ho, ho il diabete mellito tipo 1, che è la forma autoimmune di origine genetica che colpisce essenzialmente fin dall'infanzia ed è trattabile unicamente con, uh, con l'insulina con le iniezioni di insulina sicuramente l'esordio è stato traumatico proprio per la giovane età è stato traumatico traumatico per me e, e per la mia famiglia perché hanno dovuto uh, sopperire loro se vogliamo alla carenza di un organo che è il pancreas, perché non produceva più eh, questo ormone, l'insulina per l'appunto, che gestisce la quantità di zucchero nel sangue e ci permette di vivere perché è un ormone vitale. E quindi c'è stato tutto un percorso di vita che è passato con la, con la crescita dalla rabbia nei confronti della malattia perché io avevo spesso malesseri, andavo spesso in crisi ipoglicemica anche grave, ho rischiato diverse volte la vita, non mi nascondo insomma. Uh, nel dirlo, eh, perché eh, questo tipo di malattia è una malattia molto complessa nella sua gestione: è una malattia invisibile perché guardandoci, insomma, nessuno direbbe che abbiamo un problema di salute, ma, ma c'è. Eh, io ho reagito, se vogliamo, alle difficoltà impartite appunto dal diabete eh, tramite lo sport. È stato lo sport che mi ha dato la forza di rialzarmi, di capire che dovevo essere io padrona della mia vita, dovevo imparare a gestire la mia condizione di salute eh, ed è quello che ho fatto dimostrando a me stessa che non era la malattia un limite o meglio che era un limite. Prevalentemente diciamo scavalcabile, diciamo così. Se vogliamo utilizzare un atto fisico, eh, direi che ho cercato di saltare l'ostacolo conoscendo la malattia. Quindi niente è stato, è stato questo. Cioè, per me lo sport è stato determinante per, uh, per la mia rinascita, e il nuoto in particolar modo perché mi ha permesso di scoprire. Eh, la, mia, la mia forza in acqua perché poi alla fine di quello si tratta, cioè la mia capacità eh, appunto di nuotare, di nuotare tra l'altro in mare che è ancora più complesso se vogliamo. Eh, ed è stato questo insomma, ho potuto dimostrare a me stessa. Nel 2007 sono stata la prima diabetica tipo 1 al mondo ad attraversare a nuoto lo stretto di Messina, fino ad allora nessuno ci aveva mai pensato anche perché i medici non, non credevano insomma, che un diabetico tipo 1 potesse effettuare un'impresa sportiva del genere. Ecco, scusa Monica, ehm, prima che entriamo nelle tue eh, imprese sportive che hanno segnato un percorso e anche stupito per quanto sei riuscita a fare, eh, che cosa significa nella giornata, per esempio, tua, se ce lo vuoi dire? Eh, eh, condividere eh, appunto come detto canzi, con l'insulina e il diabete e la tua vita normale o anche prima di una eh, manifestazione o di una gara eh, che tu fai quali sono gli accorgimenti che uno sportivo eh, come te e lo fa a un livello eh, diciamo di, di, di eccellenza questo tipo di sport, perché poi racconti, ci racconterai perché tu ami così il mare, eh, cioè, tu nuoti un po' dappertutto, ma con il mare è un feeling un po' particolare. E quindi cosa succede? Eh, succede che devi fare delle cose differenti rispetto alla quotidianità consueta? Sì, eh, sicuramente la vita del diabetico insulino dipendente. Non è la vita di un soggetto sano, questo perché noi dobbiamo uh, calcolarci. Cioè noi passiamo la nostra vita, la nostra giornata H24 a fare calcoli. Tu mi dirai calcoli di che tipo? <ride> e noi dobbiamo calcolare i dosaggi di insulina, calcolare i carboidrati che stiamo per assumere durante i pasti, e fare delle valutazioni in base all'andamento glicemico se bisogna intervenire per correggere per far abbassare la glicemia oppure bisogna. In qualche modo integrare con degli zuccheri per farla salire e ovviamente tutto questo in ambito sportivo viene amplificato perché bisogna metterci molta più attenzione rispetto a un atleta sano. E noi dobbiamo fare il controllo glicemico prima, durante e dopo perché se la glicemia scende troppo e andiamo in crisi ipoglicemica, ovviamente la prestazione fisica. E se ne va insomma non riusciamo più a portare a termine magari quella gara quell'impresa sportiva che ci eravamo prefissati così come anche avendo la glicemia molto alta quindi molto zucchero nel sangue i muscoli si affaticano quindi noi facciamo molta più fatica a muoverci e anche lì la prestazione fisica viene meno e, e quindi è Molto complessa da raggiungere, ci vuole tanta pazienza e tanta forza di volontà, soprattutto. Bene, allora, grazie Monica per questa eh, testimonianza. Passiamo, dopo torniamo da te, il microfono come se fosse rimbalzato dalle, dalla bellissima Puglia alla bellissima Umbria, David. Eh, anche per te, tu ti occupi di ciclismo, hai fatto tanto eh, sport, sei un appassionato, così come tutta la famiglia, perché sia i tuoi fratelli Umberto che Luca, tra l'altro tuo gemello, eh, siete appassionati appunto di, di, di questo sport di ciclismo, ehm, è evidente che anche tu trovi mh, delle eh, diciamo, attenzioni che devi fare nel mondo quotidiano. Il tuo tipo di diabete che hai scoperto più avanti nella vita, non così da giovanissimo, o l'hai ritenuto un, un momento, tra virgolette, invalidante o limitante del tuo stato sociale di fare lo sport, di fare la vita comune? Ma guarda, eh, io eh, ho scoperto praticamente di avere il diabete, il diabete eh, a 24 anni. Eh, dopo essere rientrato da una settimana di divertimento, settimana bianca, e ho cominciato a stare male lassù. e Poi, quando sono rientrato, ho fatto dei controlli e mi è stato praticamente diagnosticato il diabete di tipo: all'inizio di tipo 2 perché eh, sono intervenuti con eh, delle pasticche, ma poi le pasticche praticamente non, non erano sufficienti. E praticamente è stato constatato che era di, di diabete di tipo 1. E quindi ho iniziato a usare l'insulina. Poi il, il dottore che mi visitò era mio zio, e quindi mi, mi disse a, a tavolino: Stellin, ti devi fare l'insulina. E io l'ho guardato e gli ho detto: Se questa è la soluzione, non c'è nessun. Nessun problema, l'importante è cominciare a, a condividere que, que, questa patologia con la vita di tutti i giorni. E, indubbiamente all'inizio all non è facile perché eh, non sai quando ti arriva l'ipoglicemia o l'iperglicemia, non conosci bene insomma i valori e tutto quanto e quindi ho trovato. Uh, molte difficoltà, ma uh, i medici e soprattutto mio zio era sempre pronto e disponibile a darmi il supporto. E non ho avuto grosse difficoltà uh, in questa nuova vita, insomma, anche perché io ho anche una cardiopatia congenita che poi ho operato nel 2000. E, e quindi mi trovo a gestire sia l'una che l'altra e, e, e non è una cosa molto semplice insomma e, però eh, essendo e provenendo da una famiglia di, di sportivi ho cominciato subito a, a pedalare eh, avevo una mia mountain bike e addirittura avevo iniziato anche ad andarci al lavoro e lì eh, fin da subito avevo notato che praticamente i valori glicemici passavano da un 200, a un 250 eh, a un 150, un 110 e quindi eh, questo mi, face, mi ha fatto subito capire che eh, dedicarmi più, eh, eh, non solo con la passione, ma con più eh, come si dice, costanza alla bicicletta eh, avrei potuto tenere i valori molto più sotto controllo e infatti così, così è stato. E quindi le punture all'inizio erano eh, tutti i giorni, eh, quindi come ha detto Monica eh, devi calcolare, all'inizio eh, non sapevo neanche che esisteva il calcolo dei carboidrati, eh, però avevo una dieta abbastanza ferrea e, e quello eh, poi, eh, continuando a frequentare persone eh, con la mia stessa patologia, mio zio che comunque mi dava eh, dei consigli, eh, ho imparato eh, a gestirmi, penso, diciamo anche abbastanza bene. Insomma. Non è facile, come dice anche Monica e ha detto eh, che in effetti ogni giorno, ogni giorno è un giorno diverso da, da quello precedente e da quello che sarà, il, da quello che è il futuro quindi devi gestire in tutta la giornata eh, facendo i calcoli quando sei sui pasti, calcoli dei carboidrati, il calcolo dell'insulina, eh, devi cercare anche di capire eh, di non farne eh, troppa eh, o poca, anche perché dopo poi il valore eh, eh, o sale o scende. E diciamo è tutto un contorno abbastanza mh, eh, complesso, insomma, però eh, in questa complessità eh, apprezzi eh, ancora di più il valore delle tue giornate, il valore della vita, eh, stai più attento a quello che mangi eh, e mh, senza escludere mh, Niente, eh, alle volte un pezzetto di dolce eh, o, o una torta, insomma, eh, non, non deve essere escluso da, a priori perché eh, una persona ha il diabete. Bisogna stare un pochino più attenti, quindi se si mangia un pezzetto di dolce eh, o un qualcosa di più di carboidrati, eh, è bene fare un, dei controlli aggiuntivi in maniera tale da poter uh, tenere sotto controllo la, la glicemia. Per lo sport, uh, quando faccio attività fisica uh, confermo quanto ha detto Monica perché è importantissimo uh, controllare la glicemia uh, prima, durante e dopo. E anche uh, nei, nei giorni successivi, perché comunque puoi avere dei rimbalzi uh, anche nei, negli altri giorni, che facendo un'attività comunque costante, i rimbalzi potrebbero essere, sono, la maggior parte delle volte sempre in maniera positiva. Yeah. E niente, quindi, questo... Ecco, una, una cosa, cioè ehm, mh, ci vuole determinazione, ci vuole senza dubbio costanza, eh, soprattutto consapevolezza di quello che si fa tra sport eh, e, e il discorso del, del diabete per avere sempre ehm, un giusto equilibrio. Questa cosa, eh, voi siete due sportivi, ci sono tanti sportivi che hanno. Eh, in ugual misura ha raggiunto anche vertici eh, mondiali no? Nello, nella loro specialità, eh, faccio esempio un calciatore, proprio tra l'altro Umbo Perugino no, David, che appunto, eh, con il diabete, eh, che comunque eh, nel suo mondo calcistico eh, è riuscito a raggiungere livelli elevatissimi. Sì, eh, indu indubbiamente eh, ci vuole costanza, eh, non, non perdersi eh, d'animo, eh, anche perché l'attività sportiva, come anche questo calciatore, eh, comunque va fatta eh, e dico anche indipendentemente dal fatto che uno ha una patologia. O, o è una persona sana lo sport fa bene a tutti quanti a noi altri ci dà quel tocco in più diciamo il là eh, per mm. gestire al meglio la, la nostra la nostra vita ok eh, grazie grazie davide per questa testimonianza torniamo un attimo in puglia allora a brindisi da da, da monica monica eh, il fatto di, di, che ha raccontato Davide che si è, ehm, è ha trovato e si è accorto del diabete, eh, diciamo da giovane, ma comunque ha fatto un certo tipo di, di vita. Eh, tutti si è accorti invece da piccolina e da subito tenendo diagnosticato il tipo 1 di diabete. Eh, tu prima sei partita facendo dello sport, comunque hai sempre fatto sport, sei andata verso la pallavolo e dopo sei andata al nuoto. Ci racconti questo, questo amore che poi tu hai avuto con il mare in modo particolare, seppur brindisi, mesagne, voglio dire il mare è comunque lì vicino? No? Sì, eh, beh, sì, io ho esordito, come detto prima, a cinque anni. Eh, in realtà all'epoca i medici sconsigliavano l'attività fisica per i bambini insomma affetti ah. da diabete tipo 1, però tenere bloccata una bambina insomma, diventa un po' complicato anche per la famiglia perché non puoi impedirgli di correre o di muoversi in generale. Eh, quindi io a 11 anni sono entrata in una squadra di pallavolo. Del mio Rione, eh, ho avuto problemi quando la squadra eh, è entrata in federazione perché veniva richiesto il certificato per attività agonistica che all'epoca non mi fu rilasciato perché il medico dello sport disse che avendo il diabete io non potevo fare attività agonistica. Eh, questa cosa mi ha causato una grande sofferenza perché io, in realtà, in ambito sportivo era l'unico contesto dove non percepivo quel senso di diversità che invece diversamente provavo quando andavo a scuola o comunque quando ero in giro, insomma, nella vita sociale eh, quotidiana. E, e quindi il diabete, in quel caso, mi aveva tolto anche quello che più eh, mi rendeva felice in quel periodo, e da lì poi ho ripiegato nel nuoto perché comunque volevo continuare a fare attività fisica. Eh, e devo dire che l'approccio con l'acqua mi è piaciuto fin da subito eh, e questa cosa eh, è stata notata anche dagli istruttori che mi seguivano nella scuola nuoto perché io camminavo, cioè io comunque, comunque non andavo pianissimo. E ecco. loro invece cercavano di tenermi a freno perché eh, sapendo del mio problema di salute non conoscendolo quindi avevano paura che io in qualche modo mi sentissi male tendevano sempre a dire ragazzi fate 10 vasche e monica tu fanne 5 e questa cosa ah. mi, mi mandava in bestia perché, <ride> perché diciamo ma scusa per quale motivo gli altri devono farne 10 io non devo fare 5 Insomma, fatto sta che alla fine, eh, nel corso insomma, degli anni che passavano, mi è stato chiesto di entrare a far parte della società sportiva di quella piscina e di entrare nel circuito di nuoto master. E lì ho dissi di sì, perché lì decisi che non doveva essere il diabete a fermarmi, ma dovevo vincere io questa volta e quindi andai a fare la visita medico-sportiva facendo una cosa che col senno di poi non avrei dovuto fare ma in quel momento mi sembrava l'unica via, <ride> via che avevo per poter riuscire nel mio intento ovvero non dichiarare che avevo il diabete al medico dello sport che mi fece la visita e mi rilasciò il certificato per, per attività agonistica e quindi feci i miei primi campionati regionali e vinsi un, un bronzo nella 400 stile libero da lì ho capito che... Monica, tu in quel momento stavi gareggiando con altre persone che non avevano questo tuo problema, questo tuo diabete come te, ma erano persone che ehm, avevano l'idoneità come certificato sì. non presentando quella patologia. Sì, sì, sì esattamente. Eh, e alla fine per me cioè, quella è stata la mia prima medaglia, eh, ma è stata... Diciamo così la medaglia della svolta. Perché ho detto: Allora, se io sono salita sul podio, nonostante la mia condizione di salute, ho gareggiato con gente che sta benissimo, e che non ha nessun tipo di problema. Forse è il caso che cominciamo a fare qualche battaglia e quindi feci uscire degli articoli di giornali dove dichiaravo appunto che ero diabetica, che avevo gareggiato e, e avevo vinto nonostante la mia condizione di salute. Da lì poi. Ho deciso nel 2007 di fare qualcosa di più grande, cioè avevo bisogno di un mio riscatto personale e quindi, mm -hmm. quindi tramite un amico eh, che è istruttore, decisi di attraversare lo stretto di Messina. E quindi ecco. quello è stato il mio primo approccio, diciamo, come nuotata in mare. L'ho fatto da grande incosciente, io lo ammetto perché non ero neanche mai stata in Sicilia, quindi... Non sapevo nemmeno com'era lo stretto, com lo, stretto. Eh, lo stretto è lo stretto, però, insomma, voglio dire è, è impegnativo per, innanzitutto per la distanza, che insomma, quanto è fatto? 4 km, 5 km, insomma. Sì, era, sono stati alla fine a causa delle correnti, più o meno 4 km. Sì. Eh, quindi voglio dire poi ci sono le correnti fortissime. Sì, il problema dello stretto è quello: sono eh. le correnti, mulinelli che si creano e che non sono. Eh. Quanto sei stata in acqua per attraversare lo stretto? Un'ora un e quaranta sono stata in acqua. No, è, è tanto, e quindi hai comunque avendo un gommone di assistenza, però io la attraversata, l'ha fatta in modo continuativo? Avevo le barche d'appoggio e io dopo, cioè a metà attraversata, grosso modo mi sono accostata alla barca d'appoggio dove c'era un medico, ho fatto il controllo glicemico e ci siamo resi conto che la mia glicemia era troppo alta. Era troppo alta, ma poi facendo una valutazione a posteriore era alta per svariati motivi perché avevo fatto una colazione più abbondante per paura di andare in ipoglicemia. Ma non avevo calcolato l'effetto dell'adrenalina pre-gara, se vogliamo, perché lì ah. poi lo subentra l'agitazione per la gara entra in circolo il cortisolo e comunque la, la glicemia alle stelle, quindi avendo, non avendo fatto delle valutazioni appropriate, mi sono ritrovata a metà attraversata con la glicemia molto alta e non l'avrei terminata se non avessi fatto una correzione con l'insulina. Quindi mi sono dovuta fare l'insulina e, e poi in acqua. Io... Cioè, tu in acqua in acqua, sì. Poi tra l'altro io avevo la muta oh. e ah. quindi mi hanno fatto mh, sedere sulla barca. Eh, avevo sì. la cerniera dietro, ovviamente, la muta, e quindi mi hanno dovuto fare l'insulina sulla scapola mai fatta l'insulina sulla scapola in vita mia in quel contesto era l'unico posto dove potevano infilare l'ago praticamente oh, e quando tu sei arrivata quindi hai, hai superato questo problema continuando poi ovviamente a nuotare eh, dove sei arrivata dall'altra parte sei partita da dove dove sei arrivata sono partita da messina sono arrivata a reggio calabria ecco e, e quando quindi... tu hai, sei arrivata hai messo piede a terra a reggio Qual è stata? Raccontaci un po' le sensazioni, il sentimento che tu hai provato in quel momento lì? Perché è stata senza dubbio una sfida che tu hai vinto eh, con tutti, ma soprattutto con te stessa e con il diabete, insomma, che eh, tu convivi tu sempre. E, beh, è stata una forte emozione. Tieni conto che sono arrivato a un certo punto che praticamente cioè, l'acqua era talmente bassa che era inutile continuare a nuotare. Ma io ho continuato a nuotare fino ad arrivare quasi sulla spiaggia. Cioè, ero talmente agitata, talmente diciamo, emozionata e anche un po' incredula per quello che ero riuscita a a fare che io continuavo a notare fino a quando non mi ha detto basta, c'è cioè fermati a parte che c'erano i ciottoli, quindi facevano anche male. Non era la sabbia che ho qui certo. a Porto Cesare. <ride> 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 Niente, ecco, dal, 2007, dal 2007, da quando tu appunto hai preso e poi anche dichiarato che eri diabetica, presso scusa, il patentino agonistico, e poi dichiarato che eri diabetica, anche ai media, hai fatto questa bellissima impresa. Dal 2007 a oggi sono stati 14 anni. Comunque, dove tu hai continuato a portare questa testimonianza e questo messaggio, che a volte è stato amplificato perché è stato riconosciuto con premi dal CONI, dal, dal, dal governo italiano, al di là delle gare che tu hai fatto e comunque con successo. Sì, sì, io dal 2007 ad oggi non mi sono mai più fermata, cioè ho continuato a portare avanti tutta una serie di progettualità per sensibilizzare su questa problematica collegata al diabete mellito di tipo 1, perché purtroppo ad oggi c'è ancora tanta ignoranza. E avendo sofferto tanto da piccola, quello che io ho cercato di fare nel corso degli anni continuo, insomma, a fare è cerco di limare un po' Uh, le difficoltà dei bambini diabetici di oggi. Cerco di risolvere quando mi è possibile qualche problema, come ad esempio ho chiuso quest'anno un accordo con la Federazione Italiana Noto perché ho fatto stringere un protocollo d'intesa tra la Federazione e la Società Italiana di Diabetologia Pediatrica. Questo perché se faccio comunicare questi due enti eh, Posso da un lato promuovere lo sport in ambito diabetologico e dall'altro far sì che la federazione divulghi la conoscenza su questa problematica nelle proprie strutture affiliate. Certo. Quindi diciamo che gli ostacoli che ho incontrato io nel corso della vita sto cercando in qualche modo di eliminarli affinché gli altri siano più facilitati ad accedere al mondo sportivo e non solo. Beh, questo è molto bello e complimenti insomma, di quello che stai facendo perché sono bei messaggi e proprio per questo tu sei spesso ospite eh, in congressi, manifestazioni specialistiche o presso eh, scuole o comunque dai messaggi importanti e uno di questi lo stai dando attraverso la nostra RTN Radio.